Dai banchi di scuola una nuova visione del lavoro e quindi del futuro. Anche la terza edizione del concorso nazionale Ripensiamo il futuro, riservato agli alunni delle scuole medie, inferiori e superiori, promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Fermo con il patrocinio della provincia di Fermo e la partecipazione della Camera di Commercio che ha ospitato l'evento finale, parla il linguaggio moderno e veloce delle nuove tecnologie, delle idee innovative, delle intuizioni, grazie anche ad un dibattito e ad una sinergia che coinvolge scuole, famiglie, mondo del lavoro. Beh, per fare un bilancio, il bilancio direi molto positivo, il concorso è arrivato quest'anno alla ribalta nazionale, quindi abbiamo avuto tantissime partecipazioni, parliamo di oltre 2000 studenti, rappresentanti di oltre 90 scuole da tutta Italia. Quindi è un modo per avvicinare la piccola Fermo ai tanti talenti che abbiamo sul territorio nazionale. Come dicevamo, sono arrivati tanti progetti, tante idee molto innovative, alcune delle quali sicuramente avranno delle possibilità di sviluppo in futuro. Ma è un concorso che è sicuramente anche importante per avere uno spaccato di quello che è diciamo, la visione dei giovani di oggi relativamente al mondo del lavoro. Ed è bene appunto sottolineare che sono perfettamente tutti consapevoli delle difficoltà che oggi i giovani si trovano ad incontrare nel momento in cui entrano nel mondo del lavoro, ma allo stesso tempo hanno la forza e il coraggio di guardare oltre e di pensare già con lucidità a come superare questi problemi e come realizzarsi nella vita. Sinergie importanti quindi nell'ottica di un sempre più stretto e positivo rapporto con le altre figure positive del territorio. Il concorso sicuramente mette in relazione, in sinergia il mondo delle scuole, il mondo delle imprese ma anche le istituzioni che ci hanno veramente sostenuto con forza in questa iniziativa e penso alla Camera di Commercio, alla provincia di Fermo e anche alla Banca dell'Adriatico che appunto ha finanziato oltre che le borse di studio anche il premio speciale Expo. Visto che questo è l'anno dell'Expo abbiamo deciso di dedicare una sezione speciale del concorso alla promozione del nostro territorio. E i migliori lavori delle scuole medie sono stati premiati con un viaggio premio per Milano, quindi i ragazzi all'inizio del prossimo anno scolastico visiteranno i padiglioni dell'Esposizione Universale grazie ai nostri sponsor. Ma evidentemente noi sempre coinvolgiamo i giovani, il futuro sono i giovani, il rapporto scuola, mondo del lavoro, mondo dell'economia è altrettanto fondamentale, però stamattina è un po' qualcosa di speciale questa mattinata perché abbiamo quei giovani che si sono ingegnati in una iniziativa, in un progetto, no? Ripensiamo il futuro, dove ognuno di loro può dare sfogo alla propria creatività, capacità e anche fantasia, a volte no? Proposte che magari non sono sul momento realizzabili ma che hanno un futuro. Poi naturalmente in mezzo a questi troviamo dei talenti che ci fanno anche un po' impressione perché il collegamento che abbiamo fatto con quel ragazzo negli Stati Uniti, vedere anche la padronanza con cui trattava la questione, la puntualità e la serietà, per la verità che mi ha anche preoccupato perché avrei voluto vedere un sorriso un po' più tranquillo da parte di me, però è molto bello, dico che questa è la strada giusta, stimolare i giovani a fare sempre di più e a cercare soluzioni sempre più innovative. Forse sono le risorse meglio investite? Assolutamente sì, ed è bello vedere, io amo ripeterlo tutte le volte ma non mi stanco mai perché ho sempre paura che ci possa stare degli atteggiamenti diversificati tra le varie istituzioni, invece quando parliamo di giovani o quando parliamo di iniziative anche per le poche risorse che abbiamo è fondamentale che tutti noi marciamo nella stessa direzione che poi è quella di favorirli e dare una mano loro a esprimere il meglio. Alla cerimonia di premiazione che ha visto partecipare al concorso oltre 2000 studenti da ogni parte d'Italia, con tanti elaborati di qualità, anche i rappresentanti locali, dal nuovo presidente della provincia di Fermo, Aronne Perugini, al neo vice sindaco di Fermo, Francesco Trasarti, e al neo assessore regionale, Fabrizio Cesetti. Il lavoro innanzitutto, perché attraverso il lavoro si costruiscono tutte le opportunità e si dispiegano tutti i diritti delle persone. Il lavoro come opportunità soprattutto per i giovani. Per questo motivo questa iniziativa qui a Fermo, che è la terza edizione di Confindustria, è molto importante perché stimola i giovani, i nostri ragazzi e le nostre ragazze ad una riflessione sul presente. Attraverso questo concorso assumono la consapevolezza di quelle che sono le criticità del nostro tempo ma anche le grandi opportunità.
e attraverso questo loro guardano e possono ripensare veramente al loro futuro, perché i nostri ragazzi saranno la futura classe dirigente e quindi è giusto che prendano consapevolezza del tempo in cui vivono, appunto per poter sognare innanzitutto, ma anche mettere le basi per costruire il futuro. Questo passa attraverso la formazione e quindi ecco il coinvolgere gli istituti scolastici dove loro si formano è ancora più importante, perché la formazione non è soltanto apprendimento scolastico ma è la conoscenza appunto del tempo che si vive. Ma i riflettori sono tutti per loro, i ragazzi e le ragazze, protagonisti del proprio futuro. Noi ne abbiamo sentiti alcuni. Sì, in due classi, in particolar modo le seconde, i ragazzi hanno riflettuto sul lavoro e hanno prodotto questo video, era stata una loro idea e sono venuti fuori due video molto carini, ne abbiamo visto uno in particolare. Soddisfatti? Sì. Io sì, voi ragazzi? Sì, sì. Cosa ci si può fare con questa somma? Una LIM, vogliamo la LIM. Continuare insomma a studiare a... supporti tecnologici per studiare meglio. Un bel regalo quello di andare a Milano. È bellissimo, bellissimo, un sogno che si concretizzerà quindi a breve e noi ci abbiamo messo la passione, l'inventiva e siamo stati fortunati, ecco. Bravi e fortunati ragazzi, allora quando andrete all'Expo? A settembre. Sei emozionata? Sì. Anche contenta, no? Sì, sì. Tutta la classe, una bella gita. Sì. Tu tieni con orgoglio questo che è il biglietto, ma che tipo di lavoro avete fatto per meritarvi questo premio? Uno slogan per le Marche. È stato molto significativo perché ha rappresentato con orgoglio le nostre Marche che vogliamo valorizzare. E adesso tutti a Milano. Certamente. Ed ecco Riccardo Torresi della Scuola Collodi di Montappone tra i premiati con una menzione speciale per il lavoro che ha svolto, orgoglioso di questo premio che ha ottenuto Riccardo, ci ha detto anche cosa vuol fare da grande, vuole trovare lavoro, no? Vuole diventare forte. Che tipo di lavoro ha fatto con Riccardo lei? Allora, io sono l'insegnante di sostegno che segue Riccardo da un anno e abbiamo realizzato un lavoro su un cartoncino, una foto che rappresenta Riccardo nel momento molto piacevole per lui, cioè il lavoro a casa, il lavoro nei campi. Lui aiuta il nonno nei lavori di potatura delle olive, infatti la foto rappresenta proprio Riccardo con le forbici da potare, intento a salire su una scala. E lui parla sempre di forza, lui è forte e è il lavoro che gli dà autonomia. Con le sue capacità, con le sue tante potenzialità, riesce a realizzare qualcosa da solo, soprattutto nel lavoro nei campi. E lui è molto contento, poi vicino alla foto abbiamo messo una didascalia, appunto che sintetizza e il lavoro, l'essenza del lavoro è autonomia, lavorare da solo. Riccardo, insomma, ti piace la natura, stare all'aria aperta? Sì. Lavorare con nonno ti piace? Sì. Quindi sei contento di questo premio? Sì. E adesso cosa vuoi fare da grande? Lavorare in campagna? No, a Tolentino. Ah, a Tolentino. Per fare cosa? Ben capelli.